Sì, è difficilissimo giocare qui. Siamo partiti, devo dire, molto male. Siamo andati subito sotto di 4, di 5 se non sbaglio. Poi abbiamo reagito da Bolzano. Siamo riusciti a finire il primo tempo in parità. E poi il secondo tempo, con un break subito iniziale di 2-3 gol, siamo andati subito avanti. E poi diciamo abbiamo gestito. Ci ha aiutato alla fine Mate, ha fatto due parate alla fine incredibili. E quindi siamo molto contenti, era molto difficile. Ti stai conquistando sempre di più il tuo Bolzano, questo anche oggi il top scorer. No, non è il mio Bolzano, sono contento ovviamente della mia prestazione, ma devo fare complimenti a tutta la squadra, a tutti, dal primo all'ultimo. Oggi non c'è stato veramente nessuno a cui non fare complimenti, quindi la mia buona prestazione è anche merito, soprattutto merito loro. È inutile nasconderlo, siamo i favoriti del girone, quindi dobbiamo cercare di vincerle tutte, anche fuori casa, anche con le assenze. Ci siamo comportati bene finora, adesso che stanno rientrando tutti gli infortunati saremo ancora più al completo e quindi ancora riusciremo a fare ancora meglio. Sì, è stato veramente un derby molto bello, emozionante e diciamo il nostro pubblico è proprio il migliore dell'Italia, possiamo dirlo così. Cos'è che ha fatto la differenza secondo te per il Bolzano? Ma lì forse la classe individuale dei giocatori del Bolzano ha fatto un po' la differenza e la furbezza. Poi devo dire, gli arbitri dopo 20 secondi ci hanno dato sempre passivo, è difficile giocare così. Sì, siamo una squadra secondo me forte, adesso la prossima partita al Merano è importantissima per noi e andiamo lì a vincere.